visto il proprio vantaggio di lapidarsi al cospetto della doppietta di Cardinale, ma adesso è ancora il San Cataldese che riesce a realizzare la rete con Folassier. Bella realizzazione della formazione di Folassier. San Martano per Greco, lungo di Greco per Amodeo, palla che carambola, ancora Amodeo all'interno dell'area di rigore, la dà per il tiro e gol! Il gol di Pizzo! Il giovanissimo Pizzo realizza la rete dell'1-1 dopo l'assist di Amodeo. In corsa il calcio di punizione battuto da Calabrese, ancora Prestia che mette dentro il pallone e c'è il gol di Campanaro. Il gol di Campanaro sullo splendido assist di Prestia. Ultimi 50 secondi di speranza per il Mazzara, Lombardo per Genesio. Bisogna mandare avanti questo pallone. Lo fa Genesio, colpo di testa di Greco, palla a spiovere, ancora Conè, ancora Conè, ancora Conè. Il pallone di Conè, gol! La rete di Conè al 96esimo. Allora, io sono molto contento per il primo gol del campionato. Anche saluto i miei compagni, il mister, tutti il staff. E siamo fatto tutti noi, abbiamo fatto una guerra e finalmente abbiamo pareggiato. Quindi io sono contento con tutti. Sì, la squadra che noi abbiamo giocato con loro era una squadra, grande squadra, anche loro hanno giocato bene, anche noi. Abbiamo dato tutto e finalmente abbiamo pareggiato questa partita. A chi vuoi dedicare il gol? Al dottore. Al dottore Scaturro? Sì. Al dottore Scaturro. Una dedica speciale allora? Sì, sì. Perfetto, grazie. Vuole bene col cuore. Grazie al dottore. Diciamo che abbiamo un rullino di marcia per ora positivo. Vero che ancora la vittoria non arriva in casa, i tifosi aspettano la vittoria in casa. Ma diciamo non era questa la partita ideale, per se poi vincevamo che ce la prendevamo, noi che la lanciavamo. E quella con Castellammare la partita più da prendere e portarla via, ma non ci siamo riusciti, va bene così. E abbiamo fatto quattro risultati positivi, due vittorie, due pareggi, un punto d'oro. Alla fine è stata una partita difficile perché loro hanno una bella squadra, la San Cataldese già l'avevo studiata in settimana e lo dicevo ai miei ragazzi, siamo attenti, sono organizzati, hanno fatto la squadra per vincere il campionato, stanno andando male ma per motivi non so perché, ma la squadra è di tutto rispetto, infatti oggi hanno fatto una grande partita, anche se hanno fatto grandi occasioni, ma quelli che hanno avuto l'hanno sfruttata alla grande. Noi sinceramente voglio fare i complimenti a tutti i miei ragazzi, andate sotto, ogni volta andavamo sotto di una rete, l'abbiamo ripresa. E come tu hai scritto il tuo profilo, all'ultimo respiro, è stato lo slogan azzeccato, abbiamo ripreso la partita all'ultimo respiro, al 96esimo. Grazie a Conè, e alla fine ho messo la difesa a tre, ho messo tre attaccanti, e è andata bene, perché sai, a volte le cose vanno bene, a volte vanno male. Vero, la San Cataldese è la squadra, secondo me, che ho incontrato, forse hanno fatto la migliore partita, non lo so, è stata la squadra più forte che finora abbiamo incontrato, perché col Dattilo purtroppo non abbiamo giocato perché eravamo in 10 all'inizio. Sono i giocatori che ovviamente stanno cercando di osannare il mister, questa è una bella famiglia. È una famiglia, come hai detto tu Piero, la squadra parte sempre a fine agosto. I ragazzi stanno cominciando ad amalgamarsi. Non è facile battere il Mazzara. Oggi non è facile battere il Mazzara. Siamo convinti dei propri mezzi, siamo convinti che siamo una bella squadra, giovane, ma siamo una bella squadra. Comunque, mister, a chi vogliamo dedicare questo pareggio importante che equivale ad una vittoria? Io la dedico al mio presidente, che si batte tutta la settimana
con anima e corpo per far stare bene a questi ragazzi. Daviduccio è un ragazzo che io voglio troppo bene, la dedica a lui, il mio presidente. Grazie mister, grazie. Il gioco, la passione, l'amore che mettiamo dal primo punto che giochiamo. Mi sono permesso di entrare al campo e di applaudire il pubblico perché oggi ho visto, se mi consenti, un segnale importante della tifoseria. Ha capito il mio messaggio, è quello dell'umiltà, di quello di piano piano, a piccoli passi, far ritornare la gente allo stadio e di incominciare ad amare veramente questa squadra, perché la squadra è di tutti noi mezzanesi. Sì, è stata una grande partita, il primo tempo abbiamo fatto veramente bene, abbiamo costruito azioni da gol fin dal primo minuto, siamo andati in svantaggio, ma abbiamo avuto la forza di ricominciare a giocare e abbiamo fatto veramente bene, soltanto che purtroppo nel secondo tempo siamo calati anche un po' fisicamente ed è venuta fuori la San Cataldese con una grandissima squadra, non dimentichiamocelo, anche se la classifica dice altro, ma ci abbiamo creduto fino all'ultimo ed è arrivato il gol nei minuti di recupero.